del Mota, che invece ne sì. E altre cose che stiamo facendo sono organizzare all'interno della semestralità che ha come occasione l'incontro nazionale di Genuino Clandestino che sarà dal 27 al 29 di aprile, un incontro in cui tutte le reti territoriali che ci sono nelle varie regioni, varie zone d'Italia, di contadini e amici dei contadini si ritrovano ogni 6 mesi e sarà da noi quest'anno, questo aprile, insomma. All'interno di questi 3 giorni faremo un corteo per le vie cittadine di Firenze per vari motivi, diciamo, lo chiamiamo per la difesa di Mondeggi Bene Comune, però per le varie ragioni che muovono dei contadini a unirsi fra di loro, diverse le avete citate anche prima, questo sarà un'iniziativa futura. Una cosa che abbiamo fatto 2 anni fa e abbiamo ripetuto quest'anno è un ciclo di condivisione dei saperi che è la scuola contadina. Quest'anno la facciamo di 9 mesi con 11 corsi diversi su varie attività, chiamando persone che hanno un'esperienza testata, diciamo, da poter da donare agli altri, è libera, gratuita e autogestita, nel senso che quando ci si ritrova lì per lì, poi le varie persone che partecipano si autogestiscono con noi sul cibo, quindi pranzi condivisi, sul come e dove mettersi a dormire e vari, e il corso stesso. È una cosa che ha abbastanza appeal, per dirlo, attrattiva, e nulla, diciamo che abbiamo avuto una fase di pepe al culo a Per dire in per dire molto francesismo, a fine novembre, quando il 30 novembre sono state chiuse le manifestazioni di interesse, cioè la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte della città metropolitana di Firenze. Ossia, chiunque ha da offrire qualcosa di qualsivoglia maniera per levarci l'impiccio di avere un bene in cui la popolazione sta cercando di fare qualcosa contro il nostro desiderio, lo dica, perché almeno facciamo poi un bando di vendita ad hoc. Quello che è venuto fuori è stato un'agenzia immobiliare della rete, cioè della zona fiorentina, che collabora con ha collaborato con degli arabi, se ne avete sentito parlare, per il castello di San Mezzana vicino a Firenze. Quelli sono un'altra è una finanziaria, una terza è un privato cittadino di Bagnarripoli, il quarti siamo noi, che abbiamo offerto un'altra volta un comodato d'uso a zero per tanti anni, e un quinto è la più preoccupante, è la Constellation Brands, che è una riunione di marchi dell'alcol di tutto il mondo, è una multinazionale. Ci sono dentro la Chianti Ruffino, che è la nostra vicina di casa, un'azienda vitivinicola del fine 1800 di una famiglia che poi è stata mano a mano acquistata da Tizio, poi da Caio e poi da questa multinazionale. All'interno c'è anche, per citarne una abbastanza conosciuta, la Birra Corona. Ecco. Quindi diciamo non è che manchino di economicamente delle risorse. Hanno tutti offerto da voci di corridoio, diciamo, meno della metà di quello che è la base d'asta, quindi 15 milioni. E questo ci ha un attimo rassicurati a noi,
No, le 15, è 15 la, hanno offerto 7 al massimo. Sette al massimo. Il desiderio politicamente da parte di queste offerenti è il fatto che ci sia un bando d'asta, siccome poi funziona che va a vuoto, quindi lo devono ribassare e alla volta dopo più o meno rientri nei canoni di quello che vogliono offrire. Questa è come ce la siamo tradotta noi. E dal punto di vista della città metropolitana si sono un attimo risentiti che fossero quelle le offerte, al che hanno coinvolto la Commissione Agricoltura del Comune di Bagnarripoli, che ha fatto una riunione prima, noi siamo andati più o meno sempre quei 50 lì a dire la nostra, ne sapevano nulla più o meno del posto e delle vicende. Da lì il giorno dopo c'era la riunione in città metropolitana, che ne sapevano ancora meno. Però quello che è venuto fuori è il riconoscere che siamo scomodi, ma anche che siamo abbastanza, ci hanno dato una frase, la peggiore rivale che abbiamo all'interno della città metropolitana è Benedetta Albanese, che è un'avvocata del PD, che è la responsabile al patrimonio, la diretta interessata se vogliamo, che ci ha detto: noi siamo preoccupati che possa accadere un infortunio o qualcosa a qualcuno, visto che da voi vengono tante persone, quindi questo tante persone noi ce lo siamo tradotti, che incomincia ad avere un po' un peso come esperienza anche per loro. Quindi si sa mai, però ecco. Cioè, queste sono, diciamo che c'è cioè, ancora il bisogno di molto appoggio, insomma, cioè, e sì. Quindi si può andare a trovare. Dopo l'appello ai docenti ne abbiamo fatto uno per anche associazioni e gruppi informali. Che fatto? L'appello a firma individuale, gruppi, vi mettete d'accordo. Ma noi, vabbè, col municipio dei beni comuni eravamo in contatto con Monde, io ci sono andata, è molto interessante, insomma, è veramente molto interessante. È tanta roba. Noi sull'invito appunto a continuare a sostenere la lotta di Mondeggi, qui si voterà a Pisa, la data è stata decisa poi alla fine? No, non ancora, fine maggio, inizio giugno. Fine maggio, inizio giugno, hai sorpresa? Mica ricandidano il Filippeschi. Non può per ora, cioè, non può per ora perché ha già fatto due mandati, però poi, successivamente dopo, chissà. Comunque di sicuro non vinceranno al primo turno, ecco, mettiamola così questa volta. Bene. E su questo appunto ci richiamiamo. Grazie. Al lavoro e alla lotta. Grazie.